Allora, cari amici, eccoci qua al secondo episodio di questa pillola video Supermarket Mix. La scorsa puntata abbiamo fatto la spesa, qui c'è tutta la spesa, e oggi trattiamo l'argomento della preparazione del mix, e fermo restando che agiamo, come nei precedenti video di questa serie, senza alcuno strumento specifico, e quindi abbiamo gli ingredienti per fare 5 kg di mix secco in questa borsa, quelli che vi ho presentato fuori dal supermercato la volta scorsa, e ci troviamo quindi nell'esigenza di miscelarli bene, operazione che conviene fare qualche giorno anche prima di impastare le farine, perché in questo caso abbiamo degli ingredienti aromatici, tipo la farina di arachide, che sono in grado di cedere umidità, oli e gusto anche alle altre farine, creando quindi un'amalgama più complesso da un punto di vista gustativo. Ci sarà un ingrediente unico extra peso, vi avevo accennato la volta scorsa, che è praticamente la polvere di curry giallo piccante, che si potrebbe mettere anche facendo la parte quando si fanno le boilers, cioè mettendolo nei liquidi invece che nel solido. E io preferisco fare una miscela unica, quindi metterò tutti gli 85 grammi nei extra peso nei 5 kg di miscela. Allora, per miscelare bene il tutto mi sono procurato un sacchettone grande, ok? Sì, un sacchettone bello robusto, perché poi lo dovremo sbattere per miscelare fra loro le farine, e adesso ci versiamo dentro i vari ingredienti, così ricapitoliamo anche il tutto insieme. Ok, cominciamo dalla semola di grano duro rimacinata, 1 kg. Perdonate gli equilibrismi, ma con una mano reggo il telefono e con l'altro faccio l'operazione. Ok, primo chilogrammo, semola rimacinata. Secondo ingrediente, farina di mais giallo fioretto. Fioretto è la granulometria, è piuttosto fine. Più fine del fioretto c'è il fumetto, che costava però abbastanza di più. Questa costa 55 centesimi al chilo e va benissimo uguale. Secondo chilo, e do una prima grossolana mescolata con le mani. Terzo ingrediente, farina di ceci, sono 2 sacchetti da 500 grammi, quindi 1 kg anche di farina di ceci. Ho scelto la farina di ceci perché nel video precedente di pillola Bait Guru Supermarket Bait, dove mettevo la farina di soia tostata, molti mi hanno detto che non riuscivano a trovarla in supermercato. Farina di ceci invece ho visto che ce n'è molte tipologie. Preferirei la soia, ma va benissimo anche quella di ceci. Latte scremato in polvere, questo della Ristora in forma un po' granulare va benissimo, ci sono dei latti anche migliori di questi, sono più fini, più impalpabili, ma ripeto, questo è quello che c'era al supermercato e questo è quello che ho preso. Se voi questo ingrediente lo volete procurare da altre fonti, potete utilizzare un latte più impalpabile, più fine, oppure anche un latte zootecnico per vitelli. Basta che la materia prima latte, siero di latte, eccetera, sia superiore al 45-50%. Quindi mezzo chilo di latte scremato in polvere. Ed eccoci all'ingrediente natti, farina di arachide, quella venuta in supermercato per uso umano, è grassa e tostata. Sono piccoli sacchettini, non c'erano confezionamenti più convenienti, ad ogni modo ne ho presa 500 grammi, in realtà dei 3 sacchettini risultano 580 grammi, no problem, su 5 kg 80 grammi in più non ci cambia niente. Diamo di nuovo una miscelata e adesso inizia a essere bello profumato già, ragazzi, ma
Ci manca ancora qualcosa. Ecco un altro bel ingrediente, il pastoncino da supermercato, giallo al miele, profumato di frutta e di miele. Gli aromi sono aromi artificiali, però a noi va benissimo perché l'aroma non lo possiamo acquistare direttamente in supermercato, l'aroma giusto per fare boilers. E quindi se c'è già dentro in alcuni degli ingredienti, questa cosa un po' ci risolve la problematica. 500 grammi anche di pastoncino bello morbidoso e profumatoso giallo da supermercato. E con 500 grammi di fruttosio chiudiamo il cerchio degli ingredienti e otteniamo 5 kg del nostro mix. Manca l'ingrediente extra peso che io ho deciso di mettere direttamente nella parte solida, nel mix. Il curry giallo piccante. Abbiamo deciso di metterne 10 grammi per chilo almeno, quindi ci servirebbero 50 grammi. La bustina è da 85, nessun problema. La mettiamo tutta, siamo ancora nel dosaggio accettabile, potremmo metterne fino a 100 grammi. Perfetto, ora procediamo a mescolare grossolanamente con le mani, cercando di rimestare dal fondo. Ovviamente io faccio finta di non aver nessun attrezzo, ma se per caso voi avete a casa un trapano con quelle fruste che si usano per miscelare la pittura in un bidoncino, vi mettete col trapano miscelatore e questa operazione viene in maniera molto pratica. Una volta che abbiamo rimescolato così grossolanamente a mano, basterà prendere il nostro sacchettone, ok, chiuderlo bene nella parte alta e rimestarlo, farlo proprio girare fra le braccia in modo che le farine si vadano a mescolare per bene. Operazione questa che non sono in grado di farvi vedere tenendo la camera in mano. E dopo aver shakerato il sacchettone per almeno 5 minuti, ecco il nostro mix, il risultato finale, omogeneo, molto profumato. In questo momento qua predomina il curry, ovviamente, che è la nota più tosta della faccenda. E niente, adesso lo lasceremo chiuso bene nel sacchetto per qualche giorno in modo che tutte le farine si pregnino proprio di profumo e di sapore e che si crei questa proprio bella sinergia fra di loro. E quello che ci rimane poi da fare sarà creare le palline con i restanti ingredienti che abbiamo detto essere già in dosaggio giusto per i 5 kg di mix che abbiamo preparato. Quindi su 5 kg di mix ci andranno dentro 500 grammi di burro di arachide cremoso 100% arachide, ci andranno 200 ml di glassa di aceto balsamico aromatizzata alla fragola. Anche in questo caso nella lista degli ingredienti si legge aromi naturali, quindi c'è dentro l'aroma alla fragola e così non lo dobbiamo comprare. E poi 500 ml di salsa di soia tamari. Noi metteremo 500 ml perché vogliamo esche molto spinte e che anche in acqua, insomma, siano morbide e si sciolgano anche un po'. E ovviamente se invece di 500 ml ne metto 250 e quindi qualche uovo in più, aumento la tenuta dell'esca. Bene ragazzi, il prossimo episodio sarà il preparare le esche.